Luca Mazzella, oggi la diocesi è in festa per la celebrazione dei 75 anni di Don Camillo d'Ambra. Tu che cosa conservi nei ricordi, nei tuoi ricordi di bambino, di adolescente e di adulto? Ma Monsignor D'Ambra, ecco, fa parte della nostra comunità, ecco, e noi siamo molto legati a lui perché ovviamente è una figura che la ricordiamo da sempre, sia gli anziani e sia i più giovani. Personalmente sono molto legato perché con vanto dico che sono stato il primo bambino all'epoca battezzato da Monsignor D'Ambra quando lui era parroco nel brevissimo periodo della cattedrale. E Monsignor D'Ambra è un grande personaggio per la diocesi perché, oltre ad essere un sacerdote veramente sopraffino, ma è anche stato ed è un grande archivista e studioso. Infatti, con lucidità di studio, di pensiero, possiamo dire che ad oggi lui è uno dei massimi studiosi per quanto riguarda la storia della nostra diocesi insulana. Ecco, e Don Camillo è uscito dal seminario con un'altra figura storica compianta che è Don Massimino, che avevano con il quale aveva un rapporto particolare. Sì, loro praticamente avevano questa amicizia atavica. Monsignor, ecco, Max Lauro, esuberante, sferzante, diversamente da Monsignor D'Ambra, più silente, arguto, e spesso tra di loro scherzavano e si volevano un gran bene. E tra l'altro ricordo pure, ecco, mio padre che per anni ha insegnato al seminario vescovile, e quindi quando a volte si trovavano tutti e tre, si scherzava, si ricordavano i tempi in cui appunto mio padre ha insegnato storia dell'arte ed era l'unico insegnante laico presso il seminario di Ischia, per cui ecco, per le vie del borgo quando si vedevano tutte e tre, insomma, si facevano i numeri. Sembra strano, ma ecco, ricordavano sempre questi ricordi bellissimi.